rovistare nella polvere, nella cenere, ci fa ritrovare ciò che resta di quelle piramidi, ciò che resta. Cioè, per cui, per leggere oggi il presente, è dentro questa roba che dobbiamo mettere le mani. Per cui non è un passato, è che la polvere è ciò che resta di quello Per che leggere, scusami se ti interrompo, per leggere il presente o per riscrivere quel presente? Beh, io penso che in primis lo devi leggere, perché penso che, vedi, della seconda guerra mondiale siamo cresciuti tutti con i documentari, il giorno della memoria, le robe. Cioè, la seconda guerra mondiale ci hanno veramente detto, sembra che ci abbiano detto tutto, ma non c'è la cosa più importante. Che non è finita. Qualcuno ce l'ha detto, gli artisti ce l'hanno detto, i poeti ce l'hanno detto, sono stati gli unici. Come dire, solo i poeti ci hanno raccontato che quella guerra non è finita, che forse bisogna ancora combatterla. Allora, vedi, tu prima mi dici di riscrivere. Combattere una guerra significa riscrivere le sorti del presente. Però prima di combattere qualcosa devi essere consapevole che quella cosa è in corso. E allora prima bisogna leggerla, prima bisogna rileggere il presente, compiere l'atto di archeologia del presente, mettere le mani nella polvere, decifrare la polvere, ritessere il romanzo che c'è nella polvere e leggerlo, e poi a quel punto sei chiamato a prendere una decisione e renderti conto che combattere una guerra che non è ancora finita è un atto da partigiani. Ma devi sapere se tu sei un partigiano o no. Il presente è tecnicamente sempre una guerra, in realtà, una battaglia. L'unica questione è che appunto bisogna non credere sempre alla pace, soprattutto quando ti viene detto che siamo in pace e non lo siamo affatto. Tu credi che da questo punto di vista l'arte è partigiano, può essere partigiano? Guardate, o è partigiano o non è. Cioè non è che c'è un'alternativa, cioè c'è la terribile alternativa, quella dell'essere complici. Puoi essere l'arredatore di casa dei Borghesi ed è una cosa che si può fare, ma questo A non ti rende un artista, ma ti rende un decoratore. E B ti rende qualcuno che fa un atto prima di tutto grave, e cioè fa confusione. Che è la cosa peggiore che possa esistere, la confusione, perché la confusione porta verso l'inconsapevolezza. Perché si può scegliere di fare il male, o si può scegliere di vivere senza poesia, si può scegliere che l'arte tu non la vuoi nella tua vita, ma quando qualcuno ti dice che una cosa è arte e non lo è, allora a quel punto come ti toglie la possibilità quasi di scegliere in libertà, di scegliere che la poesia per te è importante nella tua vita. Ecco, vedi. Io ho avuto la fortuna di crescere in una circostanza che mi ha consentito di conoscere l'arte. Ho potuto decidere da solo se averla nella mia vita o no. E posso dirti che la mia scelta è stata determinata da un fatto. Per me è necessaria l'arte. La bellezza, la poesia dentro la vita è necessaria. Ma lo sarebbe per tutti. Il problema è che, come dire, gli abbiamo dato dei surrogati, gli abbiamo dato, no? È un po' come quando ogni tanto si scopre lo scandalo che magari mandano gli aiuti umanitari scaduti, no? Le medicine scadute. Ecco, noi abbiamo dato quello perché, come dire, abbiamo creduto che bisognasse tenere la poesia chiusa dentro le mura delle corti. Perché forse c'era qualcuno che ci ha pagato per questo, che ci ha applaudito per questo, che ci ha fatto sentire. Non lo so, il problema è sempre lì. L'arte è qualcosa che va al di là della vanità. Per cui anche lì compi un peccato se pensi che stai bene nel posto dove stai. Per esempio adesso ne parlavamo prima, no? Dicevo, i musei ormai sono stati seppelliti dalla società. A noi ci piace, cioè, no, a noi piace stare nel museo, no, avere la personale e tutta questa roba qua, ma non conta niente. Cioè, è una specie di gioia reazionaria che ci teniamo stretti per una vanità nostra, ma non serve a niente, non importa a nessuno. Per
se noi facciamo una grande mostra nel museo, ci vedono quante persone al massimo? E quando invece facciamo quello che fanno alcuni artisti, che magari spero di fare io, o che fa Alessandro Bulgini, che ho citato prima, cioè vanno in mezzo alla strada, vanno in mezzo alla strada e disegnano un fiore e lo mettono nelle mani delle persone. Ecco, lì incontri i milioni di persone, ma tutte le persone che puoi cercarti sulle spalle. Questo è fare l'artista oggi, il presente, stare nel presente. Perché penso che oggi l'arte deve stare dove le persone vivono, perché l'abbiamo portata talmente lontana ormai dalle persone, che se non gliela riportiamo dentro casa, se non gliela mettiamo in mano proprio mentre stanno usando un altro utensile, noi gli mettiamo dentro là e diciamo guarda che con questo funziona meglio, vedrai che con questo. Perché le persone usano un sacco di cose terribili. E usano anche un sacco di cose terribili per sopravvivere, no? Per farcela. Ecco, l'arte è la cosa che ti fa innamorare del mondo. Perché il mondo è bellissimo, perché la vita è bellissima. Ci sono delle persone che per non soccombere, no? Usano un sacco di cose diverse. Ecco, l'arte non solo ti fa sopravvivere, ecco, l'arte ti fa innamorare della vita e te la fa vivere in un altro modo. Solo non sono voglia di usarla. Allora, siccome noi siamo stati i primi a portargliela via, adesso non solo ci dobbiamo levare la corona d'alloro, ci dobbiamo scendere dal basamento, no? Dal piedistallo, no, metterci il saio e andare casa per casa, come i francescani pazzi degli esordi, e portargliela casa per casa e dirgli lo vedi, guarda un po', e senza essere maestri, ma proprio con umiltà, prova a vedere se con questa va meglio. Io ho avuto una grande fortuna nel mio lavoro, e cioè che alcuni miei lavori sono diventati dei monumenti. Ho parlato di questo tema proprio negli Stati Uniti, in una conferenza, insieme a delle persone a me molto vicine, soprattutto era Frankie Gilabert, che è la direttrice Storefront for Art and Architecture, che è un po' una specie di tempio, no, dell'architettura contemporanea. E parlavamo del monumento, no? E vedevo come, per esempio, anche lei, insomma, più o meno la mia età del 78, era una persona molto, molto attiva, molto viva intellettualmente, ci scontravamo sul concetto di monumento, no? Io dicevo, il monumento è molto importante. Lei diceva, no, ma il monumento. Ma lei non era contro la mia idea di monumento, lei aveva ancora una vecchia idea di monumento, che era l'idea del monumento celebrativo che viene portato dall'alto, con il Garibaldi a cavallo, che sancisce una storia, una visione della storia. E invece no, il monumento è un'altra cosa, il monumento è qualcosa attorno a cui una comunità si riconosce. Quindi il monumento non è calato, ma è elettivo. Allora, ho avuto la fortuna nella mia carriera di, breve, di avere più di un'opera che a un certo punto è diventata monumento, cioè una comunità l'ha eletta come qualcosa in cui potersi riconoscere. Per esempio, per me monumento, infatti ho fatto un'istanza di donazione, è il portale della chiesa di Santi Cosme e Damiano. Cioè, se un intero quartiere che, voglio dire, in quella piazza hanno piantato gli alberi, li hanno sradicati per giocare a pallone, cioè fai capire, è total. I ragazzini per giocare a campana con la bomboletta di vernice la disegnano per terra, cioè è un disastro quella piazza. Cioè, è la piazza simbolo, una delle piazze simbolo del degrado napoletano. Tu ci metti una cosa delicatissima come un portale di cera, che voglio dire, non si rompe da solo, ma voglio dire, gratti e si rompe, e nessuno tocca.
mettendo un po' a confronto l'opera di Salerno con le opere napoletane, in particolare quelle che abbiamo visto stamattina, quindi estate. È chiaro che il tuo percorso predilige queste installazioni site specific di grandi dimensioni. A Salerno invece un intervento ridotto da questo punto di vista. Io non ti chiedo tu cosa preferisci, ti chiedo qual è il tuo approccio nei due casi. Sono due tipi di lavori molto diversi, ma in realtà oggi abbiamo avuto modo di vedere tre lavori diversi, molto diversi tra loro. Sì, la pratica è molto semplice, l'ho detto. Cioè, io sono arrivato a Napoli iniziando 7 stagioni senza voler sapere nulla. Nulla del ciclo, nulla di dove volessi andare a parare, nulla del bene, nulla del male, nessuna lettura, niente. Cioè, volevo imparare una cosa da questa città e quindi ho detto lascio che sia la città a insegnarmi. Per cui non vengo preparato, perché se vengo preparato, faccio le opere che ho preparato a New York, sto parlando di New York, non sto parlando di Napoli, o forse sto parlando di me stesso, forse non lo so di che sto parlando. Invece devo fare di tutto per parlare di Napoli e per far sì che sia Napoli a insegnarmi la strada, i significati. Qui sono arrivato qua completamente all'oscuro di tutto, se non con un libro che era questo che dicevo di Santa Teresa, Il castello interiore, che ho usato come struttura. Cioè, sai, i limiti del bene e del male nell'uomo, il tema di questa indagine è enorme, no? Puoi perdere. Allora, per non perdermi, ho detto ho bisogno di una struttura, e la struttura l'ho trovata in questo libro, che più che per ragioni religiose ho scelto per ragioni morali. È divisa in 7 parti, mi sembrava che fosse abbastanza equilibrato, ho detto è questo. Potevo scegliere un altro, potevo scegliere la Divina Commedia, potevo sceglierne. Ti piace molto comunque avere dei riferimenti letterari nel tuo lavoro? È necessario, perché come, voglio dire, è come avere dei compagni di viaggio, dei maestri, no? È il gioco letterario, è un po' questo, voglio dire, no? È cercare di andare incontro all'animo umano, all'anima dell'uomo, con qualcuno che la conosce bene, no? Allora, che sia Santa Teresa, che sia Dostoevsky, che sia chi scelgo di invitare nelle mie passeggiate, semplicemente voler camminare accanto a qualcuno che quella strada l'ha già fatta e la conosce. Poi è ovvio che ogni strada è sempre diversa, è un po' come nel film Tarkovsky Stalker, no? E lui quante volte c'è stato nella zona, però ogni volta è stato un percorso diverso, perché tutto cambia, e cambia al punto che se sbagli a 2 metri si può morire. Per cui sì, quel percorso già fatto da 1000 persone diverse, quando lo ricomincio io, se facessi lo stesso percorso andrei fuori strada. Devo trovare il mio percorso, il nuovo percorso, la zona cambia sempre per l'anima. E poi c'è Salerno, che invece è una mostra in cui si espone una sola opera, ed è un'opera plastica, cioè un oggetto, un corpo scultoreo. È una minoranza strettissima del mio lavoro, quella di opere oggettuali. Lo è per ora, non voglio dire che debba rimanere così, nel senso, anche perché quell'opera, ecco, per esempio abbiamo avuto molta paura degli oggetti. Io credo la mia generazione, almeno quella che aveva testa sulle spalle, ha avuto un po' paura degli oggetti, perché gli oggetti sono stati il vero arredo borghese di questi 30 anni, no? Sono stati la roba che abbiamo venduto, non è vero che l'oggetto di per sé è una cosa che va ripudiata, però ecco, credo che quell'oggetto lì non sia il genere di oggetto decorativo da appendere alla parete. Cioè, se vuoi qualcosa dentro casa, insomma, voglio dire, una volta ho portato a casa di mia madre 2 letti che ho rubato in un manicomio abbandonato, non dico dove perché sennò poi si sa mai, mi arriva la cosa di Equitalia. E li ho portati, li dovevo portare in un museo, in cui ho fatto una mostra, e però in quel momento non avevo storage, eccetera, eccetera, il museo
nei pressi di Roma, e l'ho messi nel salotto di casa di mia madre. Erano due letti di manicomio, di quello che è stato forse il più terribile dei manicomi della storia italiana. E, insomma, sì, quei letti sono poi estratti, sono opere oggettuali adesso, che io posso teoricamente vendere, no? Li ho in deposito. E io mi ricordo che cosa è stato casa mia quando c'erano quei letti. Insomma, se, quel letto lì è un oggetto molto forte. Te lo vuoi mettere dentro casa, va benissimo, cioè, ecco, però tutto è tranne una decorazione. Non c'è solo il letto, c'è un letto su cui poi insiste un intervento che ci ho fatto, ma la forza vera è la vita che quel letto, è il dialogo tra me e la vita che quel letto si porta. E ammetto che, voglio dire, ho lavorato in delicatezza, perché che vuoi fare a cazzotti con una cosa che abbatterebbe un toro, voglio dire. E per cui sì, cioè, ecco, questo genere di oggetti te lo puoi mettere dentro casa, ma certo non è decorativo. Decidi di vivere con una tragedia, decidi di vivere con una catastrofe in casa, cioè porti una catastrofe in casa tua, che è un atto anche di coraggio. Allora, l'arte non si fa nei musei, non si fa per i musei, mi pare di capire, però il museo è una destinazione innegabile, Gianmarino. No, non è innegabile, non è innegabile il museo. Il museo secondo me è un punto di saggezza che abbiamo costruito, l'abbiamo solo usato male. L'arte innanzitutto non si fa nei musei, primo, non è nei musei che nasce, è tutto bianco che poi nasce lì dentro. L'arte nasce comunque fuori ed è bene che viva anche fuori. A questo punto non si fa nemmeno per i musei? No, non si fa per i musei assolutamente. L'arte arriva a un certo punto nel museo, però prima di arrivare nel museo devono succedere tante cose, soprattutto deve arrivare al museo. Il problema è che se l'arte arriva nel museo non c'è nessuno che ci va a fare nel museo. Ripeto, ci va per noi 200 amanti che, cioè, voglio dire, tanto quei 200, per sempre, io ho detto, tanto sono qui a Napoli, l'ho detto a chi, insomma, ai miei partner, no, che dice, come facciamo, comunichiamo, tutto. Guardate, faccio questo lavoro, come, ci sono 1000 amanti dell'arte a Napoli, ci sono 1 milione di persone qui a Napoli, di cittadini, ecco, allora, io lo faccio per i 999.000 cittadini, quei 1000 non è che non mi interessano, ma tanto quei 1000 verranno comunque. Quindi che mi metto a lavorare per quei 1000 che tanto vengono? Lavoro per quei 9.900. E allora ti fermo proprio su questo punto. Ad un certo punto della carriera di Beuys si è parlato di scultura sociale. Per te vogliamo parlare di installazione sociale? Sì, sono cose che si possono benissimo riutilizzare, formule che si possono benissimo riutilizzare, non, sono corrette, sono vere. Sì, ma vedi, il tema è che l'artista sta nella società. Prima parliamo del museo, bisogna capire se il museo è nella società. Se il museo è nella società, allora l'artista che lavora nel museo lavora nella società. Se il museo non è nella società, ma è un'isola circondata dai coccodrilli, boh, che ci vai a fare? Allora, lo ripeto, io penso però che il museo sia una cosa importante, perché il museo sia il luogo dove in fondo le opere alla fine devono andare, quando hanno vissuto la loro vita, devono andare per diventare Pantheon. Ecco, il museo è un Pantheon, dove le persone possono andare a ritrovare, a rivedere qualcosa che magari non faceva parte della loro contemporaneità. Voglio dire, la Chambre à coucher di Van Gogh, che è per me un'opera essenziale nella vita di ognuno, proprio, cioè nella vita, capito? Non della cultura, della vita.
se la vuoi andare a vedere, è come andare a vedere la pietra nera della Mecca, insomma, non è una roba. Vai la vai a vedere, e c'è un, grazie a Dio, c'è un museo che la contiene, dove puoi andarla a ritrovare tutte le volte che vorrai. Per cui è una cosa molto importante il museo. Il problema è, come dire, che poi venga effettivamente usato in questa maniera. Ma ti faccio un esempio molto semplice: almeno in questo paese i musei non costruiscono più una collezione da anni. Nessun museo ha budget per comprare. Allora fanno ste mostre, ste robe, che non solo non va a vedere nessuno, ma non importano a nessuno. Perché ci sarebbe comunque un altro posto dove farla meglio. E anche ma non solo per fare la stessa mostra meglio, perché la stessa mostra fuori dal museo non funzionerebbe, la tirerebbero dietro. Allora forse l'artista dovrebbe evitare di farla nel museo, perché se la fa nel museo fa una roba che la gente non... che la gente gliela tirerebbe dietro se fosse per strada. Allora, se ci togliamo un attimo questi luoghi protetti e ci ritroviamo per la strada, forse anche gli artisti comincerebbero ad avere delle idee più forti, più calzanti, più vicine al presente, alla realtà. Le svolgono fuori, le fanno vivere fuori, le fanno fare a cazzotti con la realtà, e poi se sono sopravvissute, se non sono state distrutte, saccheggiate, sbrindellate dalla società, che poi chiaramente, voglio dire, io lo dico sempre, ecco, una cosa che è molto importante nel mio lavoro è che il mio lavoro si vede una persona per volta, dentro sei da solo e sei libero di distruggere l'opera. E se non ti piace, se sei contro quell'opera, se quell'opera non ti risuona, se quello specchio in cui dovresti vederti non ti vedi, spaccalo. Lo vuoi spaccare, non c'è nessuno che ti dice no. Una volta una cosa ha dato fuoco, Devozioni 7 gli hanno dato fuoco. Non è stato dato fuoco a tutto, a una parte è stato dato fuoco. Come dire, quando poi la metti in mezzo alla gente, l'opera rischia. E se sopravvive come portale, vuol dire che allora aveva ragione d'essere in questo presente. Allora a quel punto può andare nel museo, dopo che ha dimostrato di essere qualcosa. Se ci va prima, come... Dai, insomma, io dico sempre una cosa, vedi, la vita umana deve essere sempre vissuta, no? Tutti hanno diritto di vivere. L'arte no, non ha diritto. Cioè, in arte c'è la selezione spartana. Cioè, l'arte o brilla o non ha diritto di... crea confusione. No, cioè, se serve per far innamorare le persone della vita, o fa veramente innamorare le persone della vita, oppure fuori, via. Non, stiamo facendo perdere tempo alle persone, cosa che non. Il tempo della vita è troppo prezioso per passarlo appresso a roba che è il surrogato del surrogato, tagliato male e anacquato, no? Allora, quindi tu, cioè, attribuisci all'arte comunque una sorta di missione da questo punto di vista, mi pare di capire. Sì, vedi, con l'artista penso che faccia questa cosa. Ci siamo sempre stati, no? Noi siamo arrivati prima dei preti, siamo arrivati prima degli psicologi, dei psicoanalisti, e siamo ancora qua. Ci prendiamo cura dell'anima dell'uomo. Questa cosa servono gli artisti, servono tanto quanto i preti, i medici, i panettieri, per cui è questo che penso, cioè penso che l'arte si fa come il panettiere fa il pane per sfamare le persone, non si fa il pane per virtuosismo, se vorrei incontrare un panettiere alla mia vita, ho fatto questo pane, non so, sarebbe un pazzo, gli vederebbero dietro, cioè devi poi magari sì, per carità, c'è uno qui vicino che fa degli sfilatini incredibili, ci vado da quello là, c'è del virtuosismo assoluto, però sforna il ciclo continuo, se vai lì e gli dici lei è un virtuoso, lo te guarda, vedi? Cioè non è proprio per virtuoso, li fa semplicemente meglio degli altri, fa benissimo, bene, però li fa per sfamare questo quartiere.
queste installazioni ambientali, combatti un po' con una fruibilità limitata, chiaramente legata a una temporalità limitata di un'opera. In realtà è la performance quello che accade, perché il performer sei tu, cioè il visitatore, cioè quello che io costruisco è un macchinario, è un macchinario, l'installazione ambientale è un macchinario che induce nel visitatore una performance, molto precisamente quella performance, che poi ogni visitatore viva la sua performance in maniera diversa è un altro discorso, perché, come dire, si è liberi dentro la struttura, no? Come diceva Grotowski nel suo teatro, che era un teatro che è il teatro che ho studiato io poi, insomma. Cioè, quando hai una struttura molto precisa, poi il tuo cuore è libero di vivere pienamente dentro quella struttura. In estate si affrontano alcune questioni, non è che in estate c'è il bianco assoluto, tu sei lì e puoi fare quella tua performance, può andare a finire dappertutto, se sei uno che viene dalla Nuova Guinea piuttosto che uno degli Stati Uniti, da dove vieni, vieni, estate ti porta in un determinato punto, poi lo vivi con la tua sensibilità, connetti quella struttura semiologica al tuo romanzo personale e nasce l'opera, la vera opera, che è la tua performance. Però ecco, sono performance queste che io faccio, per cui non è che io combatto con la fruibilità ridotta, e la fruibilità ridotta è la condizione sine qua non, cioè solo se sei da solo fai una performance, come entrare dentro la macchina della risonanza magnetica, cioè non è che mettere tre persone dentro e viene fuori un meraviglioso carnevale di immagini, cioè una persona, un'analisi, e lo stesso succede lì dentro, cioè per quell'opera anche lì non è una giostra per far vedere il meraviglioso mondo di Gian Maria Rosati piuttosto che di Gianni Cunellis o di Gino De Dominicis o di Alessandro Bulgini o di Andrea Mastrovito, eccetera, eccetera. Non è il circo dell'artista. L'artista è una specie di, tra virgolette, di scienziato che si mette lì a costruire la macchina e poi tu entri dentro e il mondo che viene fuori è il tuo mondo. Dicevo spesso una cosa, l'artista è un costruttore di specchi e più veramente quello che ha costruito è uno specchio, più si deve levare da mezzo. Cioè, se tu ti metti davanti allo specchio che hai costruito, adesso arriva la persona, si vuole specchiare, perché è una cosa importante, perché vedete, tu prova a immaginare una vita senza specchi. Non riconosceresti più la tua, non sapresti tante cose di te. Quando tu ti guardi allo specchio, anche dopo, ecco, passano 10 anni. Che succede quando? Perché in fondo l'arte è questo, l'arte è quello specchio dell'anima che incontri non così facilmente. Veramente la puoi incontrare una volta ogni 10 anni. E quando la incontri, dopo 10 anni, cosa hai trovato? Ti riguardi e ti vedi invecchiato, oppure ti vedi che stai meglio. Dopo 6-10 anni sei invecchiato a livello di tempo, ma stai meglio, perché è cambiata la tua vita magari. Gli occhi, che cosa raccontano? I capelli sono grigi, sono caduti. Te ne accorgi guardandoti. Ecco, l'arte è questa. Per cui una cosa così enorme, tu artista devi levare di mezzo, perché sennò poi quello non vede niente. Quello che dopo 10 anni riesce a trovare uno specchio, ti ci metti davanti, insomma. Napoli mi sta dando quello che ero venuto a cercare e che non osavo credere che avrei trovato. Mi spiego. Certo, sono venuto qui a cercare qualcosa di preciso. Ho attraversato l'oceano, prima di Napoli vivevo a New York, quindi sono stati diversi chilometri, un cambio di mondo. Per cui è ovvio che sono venuto in cerca di qualcosa che sapevo di trovare soltanto qui. Ma la densità, la capacità, la chiarezza, la lucidità con cui sto trovando tutto questo, ecco, non osavo sperarlo. Napoli semplicemente mi sta insegnando quello che volevo, quali sono i limiti del bene e del male dell'uomo e tutto quello che c'è in mezzo.
ma me lo sta consegnando con una precisione. Vedete, il cittadino napoletano, per esempio, è un cittadino incredibilmente colto. In mezzo alla strada tu incontri signori, persone, qualunque, della strada, del popolo, ti parlano, non so, dell'alluvione del 1569, come se fosse, ti fanno i gesti, no? Ti dicono, veniva da lì, l'acqua veniva da lì, eccetera, e te l'ambientano nello spazio. È una cosa che è successa più di 500 anni fa, e se la ricordano. Ecco, come dire, su un libro non avrei mai avuto la possibilità di avere qualcuno che mi dice l'acqua veniva da lì, è scesa di qua, si è ferma, che me la raccontasse come se l'avesse vista. Ecco, le cose che sono venuto a cercare a Napoli le sto avendo con questa vividezza, con questa presenza, no? Ripeto, nel migliore dei libri non ti spiegheranno mai come ha funzionato. Un cittadino qualunque, ma qualunque, io vi giuro, un giorno ho incontrato veramente, era un gruppo di vecchietti lì, cioè quelli proprio i vecchietti, quelli che, eccetera, eccetera. Quante persone hanno raccontato quella storia? Quella storia di Largo Banchimuovi, dove ho realizzato la festa, ecco perché tanti mi hanno raccontato. Ne hanno raccontato in tanti, quelli, e tutti di qua, di là, di su, di giù. Tra l'altro tutti sapevano la stessa storia, lo stesso modo. Ognuno la raccontava a modo suo, ma era la verità, era per ognuno la verità. Ed era una verità che sembrava che io fossi arrivato solo due giorni dopo, no? È come quando arrivi dopo una grande alluvione, arrivi nella città e qualcuno ti dice c'è stato questo. Ecco, Napoli è questo, cioè Napoli è un presente sospeso e perpetuo. Per cui è come se tu vivessi l'intera storia dell'umanità che ha passato Napoli, che è più o meno tutto, perché dai greci a oggi, come se fosse appena successa, come se tu fossi arrivato solo un giorno dopo. Cioè, dei greci mi parlano allo stesso modo, dei greci. Cioè, ma qualcuno di voi ha mai parlato della Grecia, della Magna Grecia, con qualcuno che era stato lì il giorno prima? Dice, ah, ma tu sei arrivato dopo, no, ma fino a ieri c'erano i greci. Ecco, Napoli è questo, cioè parlare della storia dell'umanità con qualcuno che l'ha vissuta il giorno prima. È un miracolo pazzesco, non so spiegarlo. E ripeto, questa cosa non avviene col professore che ha passato a qualunque vecchietto in mezzo alla strada. Ti parla dei greci, degli aragonesi, degli angioini. Te ne parla come se l'avessi... Quindi mia nonna raccontava di Re Umberto, Vittorio Emanuele, di Aristica. Questi ti parlano di re di 500 anni prima, come se li avessero visti. Li racconta con mia nonna parlare di Re Umberto. Quindi io sono così felice di aver conosciuto mia nonna, per esempio. Mi ha raccontato che cos'era la Roma degli anni 10, per esempio. La Roma meravigliosa in cui... Ecco, mia nonna andava a lavare i panni nella fontana di Piazza del Popolo. Se io non avessi avuto mia nonna, se fosse morta qualche anno prima, no? Io non avrei conosciuto la mia città che amo così tanto con questa vividezza. A Napoli mi raccontano la stessa cosa, ma di 1000 anni prima, 2000 anni prima. È un miracolo questo posto, cioè dovrebbero, veramente dovrebbero venire da tutto il mondo per parlare con la gente di Napoli. Forse l'unica città italiana in cui in questo momento sinceramente si può vivere, no? E spero che l'Italia torni a essere tutta come Napoli, perché l'Italia lo è stato, questo meraviglioso paese stuprato, distrutto, incenerito, è stato come una volta come Napoli è ancora oggi. Spero che Napoli sia infettiva verso questo paese, spero che sia Napoli la forza di cambiamento e non il contrario, che questo paese pieghi Napoli a essere quasi a quello che è diventato.